Carissimi amici, buongiorno. Siamo alla seconda puntata delle note illustrative dei cantabili. Ma prima di iniziare l'analisi del gruppo dal 6 al 10, facciamo un passo indietro sul cantabile numero 2, Forio. Come avete detto, esso rappresenta l'emblema di tutti i cantabili, perché in esso sono poste le radici di ciò che si snoderà dopo. Ma allora sorge una domanda alla quale quest'oggi risponderò. Perché nell'elenco il Forio figura come numero 2 e non come numero 1? Dovete sapere che molti anni or sono, correva l'anno 1984, il mio caro amico editore milanese Pino Amendola della casa editrice della Sinfonica, visto che la mia fantasia per organo aveva avuto un grande successo in un concerto a Londra con l'organista Mario Duella, decise di stamparla, ma non isolata, accorpandola ad altre due mie composizioni per organo. Più precisamente la suite in stile antico e la suite francese. Per dare maggiore importanza al volume, mi disse di comporre un altro brano, che sarebbe diventato il quarto, di diverso stile. Così nacque il cantabile Re bemolle maggiore, che non aveva numero. Pensavo che la cosa finisse così. Ma questo cantabile ebbe subito un grande successo, trascritto anche per tromba e organo, e così si fece conoscere in giro. Pensai allora che dovessi percorrere questa strada dei cantabili con altre composizioni del genere, brevi ma molto melodiche. Così nacque il For You e poi, piano piano, continuai su questa strada. Naturalmente, ebbi l'esigenza di dare un numero d'ordine nel mio catalogo e così al cantabile Re bemolle maggiore assegnai il numero 1 ed al For You il numero 2. Presto però mi accorsi che quest'ultimo era diventato la molla compositiva per i successivi cantabili, assumendo una primaria importanza. Di qui l'idea di assegnare al Forio il numero d'ordine 1 e per l'altro cantabile un numero diverso. La cosa sarebbe stata possibile, ma un fattore nuovo si presentò. In brevissimo tempo il Forio fece una rapidissima escalation, venne eseguito frequentemente e nei programmi di sala dei concerti figurava sempre come cantabile numero 2. Tentai di fare l'inversione numerica che mi sembrava più giusta, ma visto il grande successo del For You come cantabile numero 2, cambiando il numero si sarebbe ingenerata una grande confusione. Il consiglio di lasciare le cose come stavano mi venne suggerito da molti miei amici concertisti. Ecco spiegato il mistero e quindi oggi tutti lo riconoscono così. La cosa non è tanto importante, ma penso che andasse spiegata come motivo di curiosità. Al cantabile, il Re bemolle maggiore, ricordo, assegnali un altro numero d'ordine. E come apertura della serie dei cantabili, come numero 1, misi quello del quale abbiamo parlato la scorsa volta dal sottotitolo Vocalizzo. Sono contento di fornire questa spiegazione, perché qualcuno ha visto nella mia affermazione che il Forio è l'emblema dei cantabili una innocua contraddizione. Alcuni cantabili affondano radici profonde con il Forio, altri di meno. Ma c'è sempre un qualcosa nell'idea generale compositiva che li accomuna, come ad esempio l'ispirazione. Il Forio è nato in un luogo magico, dove l'esaltazione della natura è ai massimi livelli, e
E quanti altri cantabili hanno questa cosa in comune? Moltissimi. Ma il Forlura è anche simbolo di calma e serenità, un luogo dove riflettere sui tanti misteri della vita. E quanti altri cantabili hanno questa cosa in comune? Moltissimi. Il Forlura è anche l'esaltazione di un sentimento romantico. E quanti altri cantabili hanno questa cosa in comune? Ancora una volta devo rispondere moltissimi. Dentro il Forlù ci sono tanti spunti che poi io ho elaborato in altra maniera. E diciamolo pure, che è un concentrato di emozione che è di tutti ed è per questo che si adatta bene ad ogni situazione della nostra vita e di tanti uomini come me. Cantabile numero 6. Storia d'amore. Descrizione di una storia d'amore. È significativo il fatto della registrazione, che sottolinea da una parte la voce dell'uomo più grave e dall'altra quella della donna più acuta. Quindi è un vero e proprio dialogo sentimentale. È una storia immaginaria che spesso ha riscontro nella realtà. Il cosiddetto colpo di fulmine è una prerogativa dei giovani, ma non è sempre così, e quando esso arriva in un'età più matura, scoppia con una violenza inaudita, specie quando poi a complicare le cose ci si mette la differenza di età. Proprio in questo cantabile si racconta di un uomo maturo che viene colpito da una giovane donna ed improvvisamente per lui tutto cambia. Seppure felice per questo nuovo magico momento, per lui inizia il tormento di una storia che potrebbe finire da un momento all'altro, dato che la ragazza della quale si è innamorato è bella e facilmente conquistabile da ragazzi della sua età. Nonostante lui abbia molta tenerezza nei suoi riguardi e lei un amore molto forte verso lui, il tarlo della gelosia inizia a serpeggiare in questo rapporto. Così l'uomo invita la ragazza a fare una passeggiata con lui e l'immaginazione pone la coppia di fronte ad un cancello chiuso dal quale si intravede un romantico giardino. Lui delicatamente lo spinge e piano piano, mano nella mano, iniziano a camminare. Comincia un dialogo tra i due e nella musica, come ho detto, è evidenziato con un registro basso dell'organo per l'uomo e con un registro acuto dell'organo per la donna. Lui le confida che ha un amore indescrivibile per lei, ma che si sente insicuro perché pensa che la differenza di età sarà l'aspetto negativo della loro storia e che ha paura del futuro che potrebbe distruggere un amore così bello e desiderato. Ma lei lo rassicura e gli dice: «Perché dovrei lasciarti? Io non posso vivere senza te. Tu rappresenti il mio ideale di uomo e non sarà certamente l'età a cambiare il corso di quest'amore». L'uomo, confortato da queste parole, scambia un bacio con la ragazza ed insieme tornano verso quel cancello che si richiude dietro le loro spalle. Cantabile numero 7. Tramonto. Esso prende spunto da uno dei tramonti visti in Sardegna. L'originale però è stato ideato per la compilation del CD dal titolo Barocco in Jazz, che prevedeva questo organico: sassofono, pianoforte, contrabbasso e batteria. Per comprendere bene il significato, immaginate di essere seduti su uno scoglio, al cospetto di un mare calmo dai bellissimi colori, mentre in un cielo terzo il sole, come palla di fuoco dal rosso acceso,
rapidamente sparisce all'orizzonte, tuffandosi in esso. Cantabile numero 8, corale variato. Inizia con un corale al quale fa seguito un movimento più mosso, in forma di variazione libera del corale stesso, che viene ripetuto alla fine. Pur avendo le due parti la stessa origine, la differenza del carattere è molto evidente. La grandezza del corale contrasta con l'elegante movimento più fluido della variazione, nella quale prende il sopravvento un velato romanticismo. Cantabile numero 9, Rising Love, amore nascente. Esso è tratto da un motivo originale per organo, trasformato per viola e organo per mio figlio violista Giovanni. Quindi, con un testo in inglese di Annalisa Mameli, è diventato una canzone d'amore dal titolo appunto Rising Love, teatro di quest'amore, la Baia di Calamosca. Cantabile numero 10. Storia di un affetto sviluppatosi tra due continenti diversi, Europa-Africa. Una proposizione musicale in favore dell'integrazione razziale e l'invito a non essere diversi solo per questione di pelle, considerandosi fratelli sotto tutti gli aspetti. E con la lettura del cantabile numero 10 termina qui questa puntata dedicata ai miei cantabili. Vi auguro una serena giornata e un felice weekend. Alla prossima, ciao!